Oh. Sì, sono io. Quindi ora che fai? Aspetto il mio autista. Vieni dentro, aspettiamo insieme. Visto che devi aspettare, ti spiace se ti leggo le carte? Sì, perché no? Alcuni credono che l'incertezza sia un male che va scacciato con la divinazione. Secondo altri, il male è il cambiamento. Ma anche quello non è vero. Ogni minuto di ogni giorno diventiamo qualcosa di nuovo. Non dobbiamo temere il cambiamento, ma solo chi potremmo diventare. La cosa più importante è conoscere la nostra strada. Ho preparato questo schema appositamente per te e Johnny. Il tuo futuro è il suo futuro, e viceversa. Sono pronto. Cominciamo con te, V. Il matto. Che sorpresa. Cerchiamo di capire bene cosa significa. Il matto simboleggia l'inizio di un viaggio, l'annuncio di qualcosa di nuovo. È il fanciullo interiore, curioso verso il mondo, ma anche ingenuo e avventato. Mi ricorda molto com'eri quando ti ho conosciuto. Il bagatto. Una persona di grande talento e carisma, un leader. Mi ricorda Johnny. La carta è al contrario. Simboleggia una tendenza alla dipendenza, instabilità mentale. Ok, decisamente Johnny. È un grande elemento di disturbo. Le ultime carte riguardano il vostro futuro. Il diavolo. Non hai un altro mazzo per caso? Uno più allegro? Non è uno scherzo, V. Il diavolo rovesciato significa soggiogamento, perdita di controllo, aggressione, male, una lotta per il potere. Qualsiasi cosa tu debba fare, prendilo come un avvertimento. Ok. E per Johnny? La luna. Beh, non mi sembra così male, no? Non lo so, V. La luna è un mistero. Credo che sia per te. Aspetta, è una limousine dell'Arasaka? Esatto. Ma, V, hanno ammazzato Jackie e ora tu lavori per loro. Non l'hai ancora capito. Jackie è morto perché abbiamo preso una decisione di merda. Tutto il resto sono solo conseguenze. Le carte non mentivano. Sei cambiato. E i miei sensi dicono che sei cambiato in peggio. Dunque è qui che è finita la migliore tecnologia dell'Arasaka. Incantevole. Dov'è il bisturi? Legge il futuro sul retro con le ossa di ratto? Anders Selman, vivo e vegeto, a quanto pare. Pensavo che i tuoi datori di lavoro non avrebbero preso bene la tua piccola avventura con la Kantao. Per l'Arasaka, valgo di più vivo e vegeto che morto o ferito. Lo stesso vale per me, quindi dacci un taglio e portami da Anako. Giusto, Anako. Ricordi di cosa abbiamo parlato l'ultima volta? Del costrutto nella tua testa e di come influenza le decisioni che prendi. Lo stesso costrutto che in una vita precedente ha fatto esplodere due testate nucleari nell'Arasaka Tower. E ora tu e questo costrutto vi siete offerti volontari per dare una mano all'Arasaka. Una coincidenza interessante, non trovi?
Ho inibito Johnny con dei beta bloccanti. E io non ho niente contro la Raseca. Semplice. C'è in gioco la mia vita. Ti tengo d'occhio. Andiamo. Ci siamo quasi. Perché non ha ancora chiamato? Chi? Anako. Perspicace, ma non riesco a capire che cosa ci faccia tu qui. O cosa ci faccia io. A scarrozzare Mr. B. Ehi, vacci piano, ok? Falle un cazzo di graffio e... Cosa credi che sia? Il tuo autista? Non l'ho voluto io. Nemmeno io, in realtà. Quindi sta zitto e guida. Adesso viene il bello. La limousine dell'Arasaka. Ma ci saranno delle guardie dopo il posto di blocco. Cerca di essere naturale. O meglio... Mantieni la calma e andrà tutto liscio come l'olio. È tutto a posto? Nessuno può entrare nella villa, fino a nuovo avviso. Per ordine di Yorinobu Arasaka. Anako ci sta aspettando. Fai il bravo e non rendere le cose difficili. Per ordine di Yorinobu Arasaka. Stai scherzando? Sai chi sono io, vero? Sì. Ma non so chi è lui. Identificati, prego. Mi chiamo V. Sei completamente impazzito! Al diavolo! E ora? Non ci lasceranno avvicinare a lei! Beh, allora useremo le maniere forti. Fa pure. Tu va a prendere Anako. Io penso alla V. Sono nella camera da letto, nella parte centrale dell'edificio. Anders, tu prendi la V. Ma prima dobbiamo neutralizzare le quattro guardie. V, sai cosa fare? Neutralizzarle. Io blocco le loro comunicazioni, così non chiameranno rinforzi. State attenti. Ci sono altre 5 guardie fuori. E un residente nel garage a sinistra. Thank you.
Una guardia nel cortile, un'altra vicino alla piscina, la terza sulla terrazza, l'ultima. Possibilità? Me ne occupo io. Uomini di Yorinobu. Ti aspetterò. Ci penso io. Piscerò sulla tua tomba quando avrò finito. Fatti vedere!